Cos'è vita? Se uno capisce cos'è la vita, no? È Einstein. Sì, sono nato in Francia, 20-10-65, a Montbard, vicino Dijon. Poi è arrivato a 3 anni in Italia, i miei genitori hanno comprato un ristorante, non ho mai lavorato un giorno in fabbrica, io mai, nella vita, mai, sempre imprenditore. Poi a 30 anni mi sono stancato a lavorare, ho preso i miei soldi e sono andato via. Ho girato mezzo mondo, Cuba, Rio de Janeiro, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Montenegro, Albania, Grecia. Più lavorato, basta. Poi dall'Olanda sono arrivato a Bergamo 1999 con camper americano 5600 oggi, con la patente C. Vuoi guidarlo con la patente B? No. Dormivo, sì, tu dove è? Hotel Principe a Genova, dove c'è l'acquario. Dormivo là. Qui dell'hotel mi dicono a me, come mai che non dormi nel camper? Se ti posti il letto, lascia il camper. Pagavo 120.000 lire al giorno per dormire. Poi un giorno ho detto vado, ho pagato l'hotel, acceso il camper e sono arrivato in autostrada. Poi Bergamo, hai visto? Sono uscito. Sono arrivato a Bergamo il 15 di giugno del 1999 e sono ancora qua. Com'era la tua vita quando eri piccolo, quando eri bambino? Mancava niente. Famiglia benestante, non ti manca, manca niente. I tuoi come facevano ad avere soldi a monte? Come mai erano benestanti? Come mai? Perché mio padre ha fatto 14 anni in Francia, e sono nato in Francia, ti ho detto. Anche mio fratello. Ok, ma il tuo padre, quando è cresciuto, come ha fatto a fare soldi? Mio padre ha fatto scuola, muratore, carpentiere, geometra, tutto. Siccome mio nonno era già muratore, è andato in Francia per non fare militare, obiettore e coscienza. Per 14 anni lui può entrare un mese all'anno in Italia. E quando eri piccolo, quando eri un bambino, come passavi il tempo libero? Tranquillo, manca niente. Ero capo al cantiere, mio padre guardava 200 persone, prendeva un stipendio, no? Che qua in Italia prendono paura. Io ce l'ho quadri in Veneto che costano 40-60 mila euro attaccati così, dove abita mia madre. Non problema. Villa 2 milioni di euro, due case con 12 appartamenti, terra fabbricabile, terra. Spieghimi tu qualcosa. Quando eri piccolo, tu hai fatto la scuola? Che Io sì. cosa hai studiato? Ho fatto elementari, le medie, poi ho fatto scuola alberghiera. Io sono un cuoco specialista. Sotto sono 1 metro d'hotel. Conosco tutto io. Ok, a che età hai finito gli studi? Allora, 5 anni le cose elementari, più 3 anni di medie fa 8, più 4 anni di scuola alberghiera, quanto fa? 12 anni di scuola ho fatto, sì. Più l'esperienza in giro per il mondo. E quando hai finito gli studi, cosa hai fatto? Il primo giorno che hai finito gli studi, cosa sei andato a fare? Hai iniziato a girare per il mondo? No, sto a lavorare. Che lavoro hai fatto? I miei genitori hanno già il ristorante. Ho detto non voglio venire a lavorare per voi. Sono andato a lavorare su una pizzeria, ristorante, hotel. E io ero capo di 5 donne. Avevo 15 anni. Io comando loro. Il pass di cucina. Comando io loro, 5 donne. Quello che dico io fanno. Pizzeria. Ho
4.000 pizze, venerdì, sabato, domenica, 4.000 pizze. Pizzeria argentina, a Breganze. 4.000 pizze in 3 giorni fanno. 1.400 posti a sedere. 3 forni a legna, 9 pizzaioli. Io comandavo a cucina. Non in cucina, fuori. Portare i piatti alle persone. Avevo 16 anni. Per quanto tempo hai lavorato lì? Ah, io facevo così. Rube, che è il figlio più vecchio del padrone, perché sua madre era argentina, in Buenos Aires. Suo padre, veneto. Mi dice, mamma, cosa vuoi? Ho lavorato 7-8 mesi, 2-8 mesi. Dopo gli ho detto basta, adesso vado a casa mia, ce l'ho il ristorante, ce l'ho tutto. Sai quanto prendevo io? Dimmi. Prendevo 700.000 lire al mese, ma sai che se avevo 16 anni, ne ho 57, fai il calcolo. Anni 80, 82. Quegli anni lì, sì. Pensa te cosa prendevo lo stipendio. Poi sono andato con i genitori, fatto società. Ero già socio, ho detto dove vai, devo vedere cose nuove. Andato con i genitori, lavorato con loro, Io mettevo via 4 milioni di lire così in banca e buttavo. Spendevo un milione al mese solo dei vestiti, tutti firmati. Macchine lusso, Porsche, Ferrari, giuro. Ma che società hai fatto con i tuoi genitori? Nel ristorante, no. Poi gli ho detto a mio padre un giorno, ce l'hai 14 anni in Francia, ce l'hai 28 anni di ristorazione, sono 42 anni di contributi versati. Lui mi dice, non voglio vendere. Come non vuoi vendere? Vuoi morire e sempre lavorare? Ho preso l'ancia integrale e ho detto vaffanculo, lavora tu. Ho andato un hotel da un mio amico nel mio paese, parcheggiato, avevo l'ancia evoluzione e 52 milioni lo pagavo. Quelle rally. Ho detto nascondi la macchina. La mia camera, chiamo una figa, scopo tutta la notte, bea, pì. È arrivata lei. Ho detto tu, Montresor, non parlare che io ho arrivato qua. No. Perché lui è uno che va al mio ristorante, che conosce mio padre. Gli ho detto non parlare che io sono qua. No. Poi ho chiamato un mio amico, lui mi viene a prendere con un'altra macchina per non fare vedere la macchina, lascio lì. Vado con un'altra macchina, bottiglie di champagne. Tutto. Cosa? Cos'è il problema? 20 milioni di lire dentro il cassetto che mi dice io ce l'ho 6 milioni di euro in Veneto, 6 milioni di euro, capì? Se mi hai capito basta, non parlo più. Non 600 mila lire, 600 euro, 6 milioni di euro di capitali immobiliari, basta. Parlo più. Tu mi dici, perché fai la vita così, cazzi miei. Sono andato io a trovare mia madre. 3 mesi fa. E tu lì? Lì. So io le mie cose. No, un milione di euro, 6 milioni. Quando voglio, vado a prenderli. Nessuno deve stare, tutti stanno zitti, mie sorelle, miei fratelli, tutti non devono parlare con me. Lo sanno che io sono una persona. Allora dimmi tu che sei intelligente. Io avevo un ristorante con i miei genitori. Mio fratello mai lavorato nel ristorante, mia sorella
fa la cosa segretaria all'asilo, l'altra fa stilista, taglia cucito. Boh. Io dico a mia sorella, scusa, non volevo lavorare nel ristorante, no? No, lavoro io, mia madre e mio padre, indipendente. Ho detto, scusa, c'è un mio amico che vende un tabaccaio, giornalaio, serve 80 milioni, andiamo a vederlo, prendi 5-6 milioni al mese di stipendio. Lo pago io, non ha voluto, ti do i soldi, non ha voluto, voglio fare 8 ore, se vuoi fare 8 ore, perché devo alzarmi la mattina alle 4, giornali. Ok, cosa è successo poi dopo che hai aperto la società con i tuoi genitori e tutto? Dopo ho preso un altro ristorante, l'ho pagato. Ho fatto vendere a mio padre il ristorante, poi ho fatto un anno di ferie a casa nella villa. Poi lui mi dice, cosa fai? Sei nella metà età. Ho detto, hai finito a rompermi i coglioni, ma fai qualcosa, lasciami riposare. Poi un giorno gli ho detto, dai che andiamo, dai. 1900, un attimo. 1995. E tu andiamo, dai, compro un altro ristorante, pago io. Siamo andati a vedere un ristorante a Vicenza, via di Milano, numero 58. Boh. 10 milioni di vecchie lire e cappara, assegno. Voglio vedere che incasso fa prima, no? Impegnativa, gli ho dato 10 milioni con mio nome, io. Il ristorante costava 320 milioni nel 1995, tre assegni con la data. Io ho detto pago contanti, ti faccio tre assegni. 10 milioni ti ho dati, sì. No? Il locale è mio, ok. Dopo ti faccio tre assegni, 320 milioni di vecchie lire. Io quando scade il assegno arrivo con contanti così, ti do soldi e tu strappa il segno, senza fare mutui e banche, senza fare niente. Pagato, 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 a posto. E dopo basta, mi sono stancato di lavorare, ho preso tutti i soldi e ho girato mezzo mondo. Basta. Io, Raccontami i viaggi. come i viaggi? Ti ho detto prima, Francia, Cuba, Rio de Janeiro, Montenegro, Croazia, Slovenia, Olanda. Serbia, anche gli albanesi, l'Albania, girato io, ma sono stato anche a abitare con donne là, e gli anni passano. Diventato vecchio, no, capisci? Per quanti anni hai viaggiato alla fine? Da 30 anni fino, fai conto. Adesso devo andare in Marocco a agosto, sempre, non più lavorato da 30 anni, basta. Soldi non mancano, Olanda, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Halle, Mar Nero, in Romania, Bucarest, Timisoara, Arad, Serbia, Montenegro, mai soldi, non c'è problema ai soldi. Vedi la vita cos'è. Sai cos'è la vita? Ti posso dire a te. La vita è così, guarda. Pum. Non so se mi hai capito. È come un lampo la vita. Quando arriva temporale,
Saita. È così. Puoi avere tutti i soldi che vuoi. Non servono i soldi. Sai cosa serve? Se tu sei una persona che rispetta gli altri, io, scusa, ti spiego come ragiono io. Se tu sei una persona che rispetta gli altri, i soldi arrivano sempre. Non bisogna vedere il colore, cinese, marocchino, negro, africano, niente, soldi arrivano. Io ce l'ho, se quanti amici là, se a me mi serve soldi, loro mi danno, sai perché mi danno? Perché ho dato a loro prima, a me pensata, io ho dato a loro prima, è logico che devono darmi. Senegalesi, tutti mi conoscono. Sai quanto ho speso qua, da quando sono arrivato qua a Bergamo io? 1 milione di euro, nel 1999, 19 di maggio, col camper, ho speso 1 milione di euro qua. Per cosa? Così. Ma hai lavorato, 1 milione di euro, via qua, renditi qui, lì. Ristoranti e questo e quello, 1 milione di euro. Ho lavorato 7 mesi per questura, 1 milione di euro, parlo più. Dopo a me Basilette mi avanza. Ma adesso, al di là delle case, quanti soldi hai? Io, niente, sono barbone. E come mai sei un barbone? Perché non voglio andare a casa. Quando vado a prendere i soldi, vado a prenderli. Non, io non voglio, ascoltami, io non voglio andare a prendere le mie cose, a dare ancora a questi. A chi? Non lo so chi sono. Gli avvoltoi. Perché devi dare i tuoi soldi ad altri? Scusami, io ho dato già 1 milione di euro a questi. Adesso sono ancora in forma io, no? Fisicamente sono in forma. Prima di diventare vecchio, io vado a prendere le mie cose e faccio la mia vecchiaia senza lavorare, non mi serve pensione, non mi serve niente. Mi sangue sugo, sai cosa sono? Quelli che si attaccano qua a pelle, che succhiano sangue fino a un certo limite e dopo bastano. Capisci o no? Ti do questo. No, scusa, io ti do questo e voi fino a qua, eh no? Spiegami meglio, chi sono queste persone e perché prendono soldi da te? Ma che prendono i soldi? Mi cercano dov'è? Dov'è Antonio? Dov'è Antonio? Sempre mi cercano anche oggi. Oggi ho speso 30 euro io, sigarette, e da mangiare, da fumare. Vabbè. Siamo stati. Da stamattina ho speso 30 euro, non lavoro, non ce l'ho reddito di cittadinanza, non ce l'ho niente. 30 euro, ci sono persone qua, no, che vanno a lavorare, 30 per 3, 9, neanche prendono 900 euro al mese, andare a lavorare alla fabbrica. L'altro giorno 40, oggi 30, domani non si sa. Vanno a lavorare alla fabbrica, 8 ore di fabbrica. Giusto o no? Allora, se mi capisci. Dopo ridono. Cosa ridi? Mi ha accennato prima che sei stato in carcere, cos'è successo? Gesù niente, cosa è successo? Niente, hanno sbagliato persona. Eravamo rimasti che hai fatto 9 anni in carcere e mi hai E detto che non dovevi andare in carcere. Cos'è successo? Perché sei andato in carcere? non mi ricordo più, Come non ti ricordi? non mi ricordo, lo sanno le forze dell'ordine, eh? E tu cosa sai? Ok, Io so niente. se non ti ricordi perché sei andato in carcere, raccontami la tua permanenza in carcere. No, vivevo come un re io. Io avevo un avvocato che mi metteva 1.200 euro
al mese. Come mai mi metteva un avvocato 1200 euro? Boh, non lo so. Come fai a non sapere? Lo so. Avvocati potenti. Ok. E durante questi 9 anni ti arrivava sempre? No, no, ho fatto 9 anni continuati. Ho fatto in tutto 9 anni. Un anno e due, così, così. In tutto 9. Ok, spiegami bene. Allora, un anno e due ho truffato le oreficerie 1 miliardo di lire in 26 giorni, 1 miliardo di vecchie lire di oro. Come hai fatto? Come ho fatto con gli assegni, avevo partita io e tutto io, tanti anni fa. Dopo, va bene, 180.000 euro, dov'era quello? Qua nella Bergamasca mi ha dato 180.000 euro perché li ammassavo. Doveva darmi e io l'ho preso. Poi dopo 2 anni mi ha denunciato, ma se sono i miei soldi. Qual era il vostro accordo di preciso? No, gli ho dato i soldi io. E dopo non mi restituiva, dopo sono andato a prenderli. Se io ti do 180.000 euro a te e dopo non mi dai, vengo una volta a casa tua e dopo, no, non ce l'ho, aspetta, ma cosa aspetto? Aspetto niente io. E come hai fatto a recuperarli? Come ho fatto? In 3 volte mi ha dato 180.000 euro. Lui mi ha chiesto prestito a me e dopo non voleva pagarmi. E quindi poi cosa è successo? Mi ha dato i miei soldi, poi dopo 2 anni mi ha fatto una denuncia. È processo, mi hanno dato 6 anni e 4 per estorsione. Come estorsione, vedo? Bastardo e merda. Questi sono i soldi miei. Dopo, con l'indulto, ho tirato via 3 anni e ho fatto 3 anni e 2, però. Con i soldi miei. 3 anni e 2 carcere. Ma pensate. Tu gli avevi prestato 180.000 euro sulla fiducia? Eh sì. Proprio sulla fiducia? Non sì. C'era niente di scritto? No, no, niente. Così, contanti. Se lui ti ha denunciato per estorsione, tu sei stato minaccioso nei suoi confronti per recuperare i soldi? No. Pensa te che gente che c'è in giro. Bergamasco lui. È morto anche. Hai visto che Dio le ha dato la morte? Se tu, scusami, se tu fai del bene a gente e la gente ti rispetta, se no Dio ti fa pagare tutto, prima o dopo paghi. Lui è sbagliato con me e è andato al cimitero. Quali sono i 3 carceri dove sei stato? Che carceri erano? Come si chiamavano? No, sono stato solo io. In via Gleno, qua, Monte Gleno, e dopo a Tolmezzo, basta. E uno, sì, perché doveva fare un processo per una cazzata, a Vicenza. Ok, parlami prima di Monte Gleno, com'era la vita lì dentro? Come un re stavo. Mi conoscono tutti. E tu cosa fai tu qua? Perché ti hanno arrestato? Sai perché? Perché io, qua, a Bergamo, ho sempre aiutato tutti. E quindi dentro lì erano tutti amici con te? Sì, sì, tutti. E protetto io. Nessuno può toccarmi. E come trascorrevi la giornata dentro lì? Com'era strutturata la tua giornata in carcere? Ma cosa facevo? Facevo palestra, andavo all'aria e dopo ho lavorato 3 mesi, il primo periodo, quando sono stato l'ultima volta, sono entrato, aspetta. Ti dico anche le date esatte, il 30 di giugno di 1 anno e mezzo fa e sono uscito il 9 febbraio, fatto 1 anno, 7 mesi e 14 giorni. Ok, tu dici che avevi solo amici, ma ti capitava invece di vedere risse o... Ah, sì, ma io no, io ero su una sessione di tutti italiani, c'erano 2 rumeni, e un albanese, e tutti italiani con i soldi, capito? La quinta sessione, si chiama la quinta. Uh-huh. Io quando sono entrato, mi hanno detto quelli, i marescialli, i capi, cosa fai ancora qua? Ho detto, devo fare 1 anno, 2 anni. Dove vuoi andare? Dove voglio andare io?
mi porti quei italiani. Sì, a posto, a posto. Non è che sono andato una volta. Uno, due, tre, quattro, no. Quattro volte qua in via Montegleno. Io non disturbo nessuno, faccio le mie cose. I soldi che ti mandava l'avvocato, come spendevi dentro? Non prendevo io i carelli del mangiare del carcere. Prendevo carne di vitello, bistecche di vitello, tutte le cose di prima come se vai a comprare sul mercato. Un mio amico mi ha detto, prima che esco, 15 giorni prima, che era con me, ha detto, telefono a mia moglie, voi vestiti tutti firmati. Ho detto no, non voglio niente. Te li voleva vendere? Cosa? I vestiti firmati? No, lui chiamava sua moglie col telefono nel carcere. Prima che esco vuoi prendermi tutti i vestiti firmati? Ho detto non voglio niente. Questo qua c'era 350 operai qua a Bergamo, è socio con Bergamasco. C'era 7 capannoni, gira con la... Con l'ultimo tipo di Mercedes che costa 130.000 euro, era con me in cella. Ha speso 100.000 euro solo di avvocati su un anno. 100.000 euro, eh. Perché? Non lo so, la roba sua è uscito. Lui cerca me, io non so dove abita. Ok, e invece l'esperienza nell'altro carcere come è andata? Tormezzo? Sì. Io ero capo cuoco, perché io ho fatto, ascoltami, io ho fatto la scuola alberghiera quando avevo 13 anni, i miei genitori avevano ristoranti, poi ho gestito i ristoranti con i miei genitori in società, poi mi sono stancato, poi ho girato tutta Europa, America Latina, Europa, l'America Latina, Romania, Bulgaria, dappertutto sono andato io. Serbia, Montenegro, Albania, Grecia, Cuba, Rio de Janeiro, sì, girato troppo io. Avevo una ditta anche in Montenegro io, Interesport, portavo le macchine da Ravenna. Sai quelle che sequestrano? Le macchine magari con leasing che non pagano dei ditte. E il padrone era mio amico e io abitavo all'Ido Adriano. Avevo una villa e pagavo 2.500.000 al mese, giuro, di lire. Andavo da lui, che macchine hai? Lui mi teneva. Portavo 3 macchine alla settimana in Montenegro, dove devi prendere il traghetto a Bari. Devi partire da Ravenna a Bari, però io non posso guidare 3 macchine con la fattura, il timbro e tutto regolari. Devi fare assicurazione 5 giorni, 50.000 lire, 50.000, 50.000, 5 giorni assicurazione, 150.000 lire assicurazione, libretti e tutto. Li devono guidare altre 2. Io gli davo 1.000.000 di lire a testa a loro 2. Andiamo a Bari e il traghetto parte alle 10 di sera. Ogni macchina costava 120.000 lire a imbarcarla, più il biglietto mio e la cucetta per dormire. E 1.000.000 a testa a loro 2. Cosa? Vengono a farmi autisti a me, poi tornavano indietro. Io andavo là perché le macchine mi hanno già ordinate. La macchina diesel, benzina, modello. Io arrivavo lì e avevo la ditta io, Interesport, là, con la partita io e tutto. Arrivo, boom. Chiamo il sindaco di Bar, dove arriva il traghetto. Il traghetto arriva alle 7:30 la mattina, parte da Bari alle 10 e arriva alle 7:30 la mattina. Chiamo il sindaco, che è mio amico. Sto arrivando, lui manda 2 persone, io scendo dal traghetto e loro tirano fuori le macchine, prendete le macchine, andate, posto, già vendute,
3 macchine a settimana portavo io dall'Italia. La finanza a Bari, sai cosa mi ha detto una volta? Ma tu che lavoro fai, cosa vuoi? Ho detto, come mai porti 3 macchine alla volta? Ho detto, scusa, ecco, vedi qua come mi chiamo io, Ce l'ho Interesport, compro a Ravenna e porto a Bar, in Montenegro, cosa volete voi? Ah no, tutto a posto. Guadagnavo 9 milioni al mese, senza fare... Stavo là io dopo, quando mi dice che avevo una casa in Montenegro, poi ho preso un appartamento a Budova, vicino al Bar, loro mi chiamano o vengono a casa mia, dice mi serve queste macchine, io chiamo Italia e arrivano con le macchine, basta, tutte regolari, fatturate e tutto. Stavo là 15 giorni io, al mare, donne, mangiare, bere. E poi cosa è successo? Che fine ha fatto questa azienda? Poi ho chiuso, volevo aprire anche un ristorante là, però mi hanno chiesto 8.000 euro per stagionare. 8.000 euro volevo aprire una pizzeria, ma mi hanno chiesto 8.000 marchi tedeschi. Cosa? Per 3 mesi 8.000 marchi. E l'azienda di import perché l'hai chiusa? L'ho chiusa perché poi io sono andato in Olanda. A fare? A turista. Turista. Sono stato a Amsterdam, poi ho abitato 8 mesi a Rotterdam e abitavo là in hotel, io turista. Ma niente. Sono stato a Arlen, Den Haag. E quanto tempo sei stato in Olanda? 8 mesi all'hotel, a Rotterdam. Antonio e Anita, vicino al porto di Rotterdam, 8 mesi abitato là. Poi dopo, dove sei andato dopo Olanda? Poi sono andato a Genova. A fare? A cosa? In hotel ancora, conosci Genova tu? Di fronte all'acquario c'è un hotel dentro la montagna, si chiama Hotel Principe, anche quello. Dormivo hotel e avevo un camper americano. 5.600 cilindrata, 12. Il padrone mi dice, ma come fai tu? Mi paghi 120.000 lire a notte per dormire a colazione e tutto. Lascia già il camper, no? Mi interessa il camper, lascio lì, lascio dormire. Quanto tempo sei stato a Genova? Un mese e mezzo. Poi ho acceso il campo e sono arrivato a Bergamo. Sono arrivato il 19 di maggio del 1999 e sono ancora a Bergamo. E cosa hai fatto quando sei arrivato a Bergamo? Niente, niente. Ho lavorato solo 6 mesi in 23 anni. Che lavoro hai fatto? Ero capo cantiere. Allora, vicino al Duomo c'era un teatro chiuso che adesso per la Combipel, che adesso non c'è più perché hanno preso i tedeschi. Abbiamo ristrutturato 6 piani, abbiamo fatto hotel, ristoranti, negozi dentro e tutto, vicino al Duomo di Milano. E perché hai lavorato solo 6 mesi? Basta. Cosa devo lavorare io? Sono vecchio. No, ma ti parlo anni fa. Anni fa non eri vecchio. No. Non ero vecchio. Ok, e poi cosa hai fatto dopo che hai smesso di lavorare completamente? Niente, basta, non lavoro più. Cosa lavorare? Scusa, i soldi no, scusami. Ho fatto sempre così nella mia vita. Se io ti do una cosa, questo, devo studiare chi ho di fronte. Se io gli do questo... Dopo guadagno questo, capisci? Sempre fatto così nella mia vita. È per quello che ho smesso di lavorare a 30 anni e poi ho girato il mondo, perché ci vuole cervello per fare i soldi. Non serve i muscoli andare a lavorare come muratore, no? Il camper, quando sei arrivato a Bergamo, che fine ha fatto il camper?
L'ho venduto a 35.000 euro. E con i soldi cosa hai fatto? Cosa? Cosa? Non mangio, non bevo, non... devi mangiare, devi fumare, devi fare la spesa. Dove sono i soldi? Il camper è andato sul cielo. Tu quanti vizi hai complessivamente? Vizi? Fumo, fumo e bevo. Un po' di vino e mangio. Quanto bevi ogni giorno? Un litro, mangiando. E invece tu non hai mai provato le sostanze? Quali sostanze? Io uso cocaina se voglio tutti i giorni. No, ma io la uso così ogni tanto. Mi regalano a me. Perché? Mi danno a regalo, giuro, perché mi conoscono. Mi regalano, non devo pagarla. Pensa a te che livello che sono in 23 anni a Bergamo. Tu come vivi oggi? Vivo bene perché l'importante è la salute. Prima cosa nella vita non sono i soldi. I soldi non valgono niente, sono carta straccia. Ma per esempio dove dormi? Dormo a casa di un mio amico. E non dormi più in dormitorio? No, prima ero dormitorio. Adesso non dormo più in dormitorio. È finito ieri il dormitorio, non dormo più in dormitorio. E non potevi rinnovare? Non rinnovo. Perché? Dillo a loro, che ne so io. Loro hanno detto basta. Vabbè. E tutte le case che avevi? Quali case? Mi hai parlato di case, che avevi case... Le case ce l'ho in Veneto, no qua. Io non sono bergamasco, sono veneto. Le case ce l'ho 200 chilometri da qua. E perché non vai a vivere nelle tue case? Perché io non voglio disturbare la mia famiglia. Chi c'è della tua famiglia lì? La mia madre, che ce l'ha 81 anni. Vive su una villa di 2 milioni di euro. Mie sorelle abitano là vicino, su un'altra villa bifamiliare. Poi c'è mio fratello, i miei cognati e i miei nipoti. Ma loro non vorrebbero accoglierti? Ma non voglio andare là. Come sono i tuoi rapporti con la tua famiglia adesso? Ma se sono andato 2 mesi fa io, a casa, tutto a posto. Mi dice mia madre, oh, perché sei andato via tanti anni fa, 12 anni che non mi vedeva. Detto, lasciami, faccio quello che dico io. Io sono nato 7 mesi, non può comandarmi nessuno. Quello che ho io nel mio cervello faccio, basta. 30 anni. Ho messo a lavorare, 4-6 mesi a Bergamo. E ora? 30, 40, 50, 27 anni che non lavoro. Mai mancato niente. Lasci loro, lasci là, con le case, con le ville, cosa mi interessa. Sei contento di vivere un po' per strada? Sì. Meglio randaggio, capisci? Ma i soldi al giorno d'oggi come fai a ottenere un po' di soldi? Come faccio? Piovono del cielo, capito? Io non mi manca mai soldi, arrivano i soldi così. Perché quando uno fa del bene alla gente, se tu dai e ricevi, se tu sei egoista, come i bergamaschi, sono così, non vogliono dare niente, quelli non ricevono niente, meritano, sai dove devono andare quelli bergamaschi, devono andare, segno la croce, andare al cimitero. Ma tu fai la carità? Com'è carità? Io faccio la carità, no? Mai. Io ce l'ho le mie cose, vado da questo, vado da qui. Persone che mi conoscono da tanti anni, cosa ti serve? Mi serve 100 euro. No. Quando ti devo dare? Restituiti, quando vuoi tu. Tutti i tuoi amici adesso sono economicamente agiati? Quelli che conosco io a Bergamo, sì. Sono imprenditori, sono... cosa sono? Imprenditori edili, imprenditori... Uno c'era un negozio di ottica, tutta gente che stanno bene. Siamo conosciuti tanti anni fa, dopo loro hanno una famiglia, c'erano anche le spese, giusto? No? Se hai una famiglia e bambini. Raccontami le esperienze che hai fatto con i tuoi amici.
Conosco la figlia dei locatelli, della città alta e degli imprenditori. Veniva a prendere un mio amico, no? E ero con lui. Gli dico a mio amico, chi è questa? Con Lamborghini, nero. No, la mia ragazza, bionda, sende. Gli dice a lui, andiamo. No, c'è anche lui. Ah sì, sì, vuole salire anche lui. Andiamo su, città alta. Andiamo a casa sua, Locatelli si chiamano, imprenditori. Imprenditore potente, quello della Bergamasca. Andiamo su a casa sua, facciamo festa. Poi gli dico, oh, ma io non sto qua, tu stai con lei, io torno a Città Bassa. Abitavo Pendanarimo, quel periodo lì abitavo a Radona. E lei mi portava con la macchina, dove abiti? Qua, ho visto io. La vita è come una chiavica, sai cos'è una chiavica? Come una chiave che chiudi, come quella lì, se metti la chiudi. Dimmi questo, qual è il tuo ricordo più bello di tutta la vita? Ricordo più bello della mia vita, con le donne. Sì, i soldi non mi interessa. Sai cosa mi ha detto una donna un giorno? Si chiama Roberta, Binotto anche, ti dico anche no, cognome. Lei è innamorata di me. Io vado nella villa, facciamo amore tutta la notte, ascolta. Poi arriva mio padre a mattina, devo andare a lavorare al ristorante. Pensa mio padre, che è lui, che abbiamo fatto la villa assieme dove abita mia madre. Lui ha visto la macchina, lui è entrato in casa, è entrato dal cancello di entrata. Un giorno ti mostro le foto. Ce l'ho le foto sul telefono, non ce l'ho qua. Mio padre ha bussato alla finestra, la seranda. E tu chi è? Ehi, ha detto, devi venire a lavorare. Sì, sì, arrivo adesso. Neanche è entrato in casa. Lui lo sa che io sono con lei. Non è entrato. Ha fatto così. Ehi, devi venire a lavorare. Arrivo lì. Poi lui è andato con la sua macchina, tanto 700 metri. Poi io arrivo con lei al ristorante, ma la conosce già, lui guarda. Poi mia madre mi dice, allora cosa hai fatto stanotte? Ho detto, cosa vuoi che ho fatto? Ho fatto amore con una donna, e lei lì, anche lei, cosa interessa a me? Loro ridono. Questa ora la vuoi sposare? Non so, chiedi a lei, gli ho detto. Poi ne ho preso un'altra e un'altra e un'altra. Dopo mia madre un giorno mi dice, oh, anche mie sorelle, ma dici tu cambi, oh, ogni mese cambi una donna. E cosa volete voi? Oh, tu vai a cercarti il tuo uomo e mi cerco le donne. Anche mie sorelle mi dicono, oh, ogni mese cambi una donna. Ma cosa ti interessa a te? Pensa che non lo sapevo. Me l'ha detto mia sorella, si chiama Ornella, mia sorella, ed è 70. Un giorno mi dice, vieni, devo dirti una cosa. Io vestivo Trussardi, Armani e spendevo un milione al mese di vestiti. Ma tanti anni fa, mi dice mia sorella, devo dirti una cosa. La mia amica di scuola non ha coraggio a parlare con te. Sono coetanei, giusto? Stessi anni, sono stati a scuola assieme. Avevano quanto, pensa? E avevano 20, 22 anni. E io quasi, ne ho 27. Sua amica di mia sorella, che è stata a scuola con lei, è innamorata di me, però non ha coraggio a parlare con me. E mia sorella mi ha detto, ma lei è innamorata di te, però ha paura a parlare con te. Hai capito? Che io giro con macchine di lusso, sempre, era timida, 22 anni, ma paura. L'ho trovata dopo, io andato in giro, l'ho trovata dopo 4-5 anni, so anche dove abita. Sono andato al ristorante, io esco, non ho mica incontrato lei. Lei mi guarda, mi dice, ah ciao, come stai? Abbiamo parlato mezz'ora assieme. Ha detto, vieni, ti offro quello che vuoi. Siamo andati a parlare al ristorante. Quella lì che era innamorata, ha detto, sei sposata? No.
che ora assieme a una ragazza montenegrina, con me, c'era una ragazza montenegrina, in Veneto, mio paese, dove abita mia madre. Io esco dal ristorante e trovo lei, io la montenegrina, e lei è quella che era innamorata di me. Mi guarda così, ah, ciao. Io e tu andiamo a bere qualcosa, questa è la mia ragazza. Ah sì, sei sposata, mi dice. Io gli chiedo a lei, no? Siamo andati al bar, abbiamo parlato un po'. Vedi cos'è la vita? È un mistero la vita. Mia sorella mi dice che lui è innamorato di me. Poi io sono andato in giro, un anno, due, tre. Ho abitato anche a Lido Adriano io, in mia costa vicino a Ravenna, e poi sono tornato al mio paese con questa ragazza del Montenegro. E dopo sono andato lì vicino a casa per bere un caffè, e il ristorante c'è. Esco e trovo lei. Ah! E mi guarda così. Ha abbassato gli occhi, perché mi ha visto assieme a questa. Sì, ma ti dico io, cazzate, io ti parlo la verità, ero assieme a una fotomodella, parlo anni fa, tanti anni fa, lei ha abbassato gli occhi, ha detto cosa c'hai? Parla, dai dai, vieni, vieni, gli dico, dai che andiamo qua al ristorante a parlare qualcosa, la vita è così. E invece qual è stato il tuo ricordo più brutto? Non ce l'ho ricordi brutti io. Il tuo momento più basso della vita? Mai avuto. Il tuo momento più difficile? Mai. Sai perché? Io ce l'ho un carattere potente, ce l'ho un carattere forte. Non mi abbatto mai, niente, impossibile. Nato Settimino, ce l'ho un carattere potente, non mi fa paura niente. Settimini, quelli sono nati 7 mesi, non mi fa paura niente. Se tu potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa nella tua vita, non cambieresti niente? No, non rimpiango io, quello che è dietro le spalle, tutti i soldi che ho speso, non li rimpiango io, perché io guardo così, A e Z, come GTV francese, oppure come si chiama, il treno lì rosso, Freccia Rossa, ladro, Italo. Quello che era presidente della Ferrari, Montezemolo, sì, io faccio così, pum, pum, basta, non vado a destra e a sinistra, niente, perché la vita deve essere così, c'è solo una meta, la partenza e l'arrivo. Al futuro pensi? Al futuro sì. Che pensieri hai per il futuro? Che pensieri ho per il futuro? Nel futuro adesso devo prendere un appartamento qua, devo andare in Veneto. A fare? A prendere 800.000 euro, che sono i miei. Come saltano fuori questi 800.000 euro? Sono capitali immobiliari che abbiamo lasciato noi. 800.000 euro per me, 800.000 euro per mio fratello, 800.000 euro per mie sorelle, ce l'ho 6 milioni di euro là. E con questi soldi ti compri l'appartamento qua a Bergamo? Ma cosa è un appartamento a Bergamo? Compri un appartamento piccolo, no? Una camera, una cucina e un bagno, costa 25.000 euro, avevo un piccolo locale a Bergamo, cosa costa? E dopo il resto, finché vado al cimitero, basta, lavoro più, no? Va bene, guarda, ti faccio un'ultima domanda io. Cos'è vita? Cos'è la vita? Cos'è la vita? Se uno capisce cos'è la vita, no? È Einstein, perché loro pensavano che Einstein era un matto, invece era un professore, lui aveva capito tante cose, con i capelli così, ha fatto tante cose Einstein, come Ligabue, pittore pazzo, che viveva con i leoni, i tigri, nel bosco. Se tu hai un quadro di Ligabue, sai quanto costa? Ciao, 5-6 milioni di euro così. La vita, sai cos'è?
è un mistero. Ci sono scienziati che sono milioni di anni che vogliono studiare il cervello umano per capirlo. Non riescono, perché tutte le tecnologie dei telefoni, computer, chi li ha fatti? Le persone umane, tecnologia, fabbriche, loro vogliono capire il cervello per diventare stramiliardari. Non possono capirlo il cervello umano, è impossibile, perché ognuno ce l'ha un cervello che ha dato Dio. Non siamo tutti uguali, ognuno ce l'ha il suo cervello. Loro vogliono capire cosa c'è dentro qua, non possono, è impossibile. La vita dopo ognuno sceglie come vuole, io sento così, boom. Come ti ho detto prima. A e Z. Dopo ci sono quelli che si perdono a destra, si perdono a sinistra, quelli là non puoi più recuperarli. Quando sono nato io in Francia, il 20 ottobre del 1965, sono nato Settimino e mio padre va, viene sempre a trovarmi, che è un altro piccolo, Settimino, 7 mesi non nato. Mio padre viene all'ospedale e gli dice all'infermiera in francese, che ha fatto 14 anni di Francia mio padre, non un giorno, 14. E dico, come sta mio figlio? Quello, mamma mia, sono io. Mamma mia, l'infermiera gli dice, ma hai visto una cosa del genere? Perché non sta bene? Quello, li vedi quelli là? Li vedi qui, sono nati a 9 mesi. Questo è un mostro, questo è una forza potente. Questo mangia 3 volte di più di loro. Ma sta bene, sì, sì, posto, capito. Così.